Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro cammino di catechesi sulla famiglia tocchiamo oggi direttamente la bellezza del matrimonio cristiano. Esso non è semplicemente una cerimonia che si fa in chiesa coi fiori, l'abito, le foto. Il matrimonio cristiano è un sacramento che avviene nella chiesa e che anche fa la chiesa, dando inizio ad una nuova comunità familiare. È quello che l'Apostolo Paolo riassume nella sua celebre espressione. Questo mistero, questo del matrimonio, questo mistero è grande. Lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ispirato dallo Spirito Santo, Paolo afferma che l'amore tra i coniugi è l'immagine dell'amore di Cristo tra la Chiesa. Una dignità impensabile, ma in realtà è iscritta nel disegno creatore di Dio e con la grazia di Cristo innumerevoli coppie cristiane, pur con i loro limiti, i loro peccati, l'hanno realizzata. San Paolo, parlando della nuova vita in Cristo, dice che i cristiani, tutti, sono chiamati ad amarsi come Cristo li ha amati, cioè sottomessi gli uni agli altri. Che significa al servizio gli uni degli altri? E qui introduce l'analogia tra la coppia marito e moglie e quella Cristo-Chiesa. È chiaro che si tratta di un'analogia imperfetta, ma dobbiamo coglierne il senso spirituale che è altissimo e è rivoluzionario e nello stesso tempo semplice, alla portata di ogni uomo e donna che si affidano alla grazia di Dio. Il marito, dice Paolo, deve amare la moglie come il proprio corpo, amarla come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Ma voi mariti che siete qui presenti, capite questo? Amare la propria moglie come Cristo ama la Chiesa. Questi non sono scherzi, è serio. L'effetto di questo radicalismo della dedizione chiesta all'uomo per l'amore e la dignità della donna sull'esempio di Cristo deve essere stato enorme nella stessa comunità cristiana. Questo seme della novità evangelica che ristabilisce l'originaria reciprocità della dedizione e del rispetto è maturato lentamente nella storia, ma alla fine ha prevalso. Il sacramento del matrimonio è un grande atto di fede e di amore. Testimonia il coraggio di credere alla bellezza dell'atto creatore di Dio e di vivere quell'amore che spinge ad andare sempre oltre se stessi e anche oltre la stessa famiglia. La vocazione cristiana ad amare senza riserve e senza misura è quanto, con la grazia di Cristo, sta alla base del libero consenso che costituisce il matrimonio. La Chiesa stessa è pienamente coinvolta nella storia di ogni matrimonio cristiano. Si edifica nelle sue riuscite
e patisce nei suoi fallimenti. Ma dobbiamo interrogarci con serietà. Accettiamo fino in fondo noi stessi, come credenti e come pastori anche, questo legame indissolubile della storia di Cristo e della Chiesa con la storia del matrimonio e della famiglia umana? Siamo disposti a assumerci seriamente questa responsabilità, cioè che ogni matrimonio va sulla strada dell'amore che Cristo ha con la Chiesa. È grande questo. In questa profondità del mistero creaturale, riconosciuto e ristabilito nella sua purezza, si apre un secondo grande orizzonte che caratterizza il sacramento del matrimonio: la decisione di sposarsi nel Signore. E questa decisione contiene anche una dimensione missionaria, che significa avere nel cuore la disponibilità a farsi tramite della benedizione di Dio e della grazia del Signore per tutti. Infatti, gli sposi cristiani partecipano in quanto sposi alla missione della Chiesa. E ci vuole coraggio per questo, eh? E per questo quando io saluto ai novelli sposi dico, ecco, i coraggiosi, perché ci vuole coraggio per amarsi così come Cristo ama la Chiesa. La celebrazione del sacramento non può lasciar fuori questa corresponsabilità della vita familiare nei confronti della grande missione di amore della Chiesa. E così la vita della Chiesa si arricchisce ogni volta della bellezza di questa alleanza sponsale, come pure si impoverisce ogni volta che essa viene sfigurata. La Chiesa, per offrire a tutti i doni della fede, dell'amore e della speranza, ha bisogno anche della coraggiosa fedeltà degli sposi alla grazia del loro sacramento. Il popolo di Dio ha bisogno del loro quotidiano cammino nella fede, nell'amore e nella speranza, con tutte le gioie e le fatiche che questo cammino comporta in un matrimonio e in una famiglia. La rotta è così segnata per sempre, è la rotta dell'amore. Si ama come ama Dio, per sempre. Cristo non cessa di prendersi cura della Chiesa. L'ama sempre, la custodisce sempre, come se stesso. Cristo non cessa di togliere dal volto umano della Chiesa le macchie e le rughe di ogni genere. È commovente e tanto bella questa irradiazione della forza e della tenerezza di Dio che si trasmette da coppia a coppia, da famiglia a famiglia. Ha ragione San Paolo, questo è proprio un mistero grande. Uomini e donne coraggiosi abbastanza per portare questo tesoro nei vasi di Creta della nostra umanità. Sono questi uomini e queste donne, che sono così coraggiosi, sono una risorsa essenziale per la Chiesa, anche per tutto il mondo. Dio li benedica mille volte per questo. Grazie.